Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale In Cucina con Graziella. Dunque, il motto sempre: la cucina non è arte, la cucina è semplicità. Come sono semplici questi due galletti che sono stati allevati da me, dalla mia famiglia, quindi sono galletti ruspandi. Li cucinerò in un modo un po' diverso, perché la loro carne è più stretta, quindi è più dura del galletto che noi compriamo in macelleria. Li cucinerò nei sacchetti. Questi sono sacchetti forno che io ho comprato. Quindi li condirò e li metterò in questo sacchetto e farò la cottura in acqua e in sacchetto sottovuoto. Dovranno cuocere quindi 2-3 ore a bassa temperatura, la temperatura è intorno ai 60 gradi. Dopo queste 2-3 ore saranno passati sulla griglia per dare quella croccantezza in più alla carne e alla pelle. Andiamo subito quindi a condire i nostri galletti. Li apriamo leggermente, condiamo quindi con sale. Poi io ho preso zenzero, curcuma, tutti gli aromi e le spezie che più vi piacciono e insaporiscono la carne. Noce moscata. Caduta, sì, noce moscata. Qualche chicco, granulo di pepe nero. Bacche di ginepro, un paio, e curry. Ecco. Massaggiamo un po' la nostra carne per farla insaporire e aggiungiamo il rosmarino. L'aglio lo schiaccio un poco così darà sapore alla carne. Ecco. E lo metterò nel nostro sacchetto a cuocere. Infiliamo quindi nel sacchetto, chiudo, ci sono dei laccetti che servono per chiudere la busta. L'acqua è già a temperatura, quindi intorno ai 60 gradi. Ecco qui. Qui il nostro galletto cuocerà e la sua carne quindi si intenerirà. Allora, eccoci di nuovo qui perché sono trascorse 3 ore. Il nostro galletto quindi è cotto nel suo sacchettino nell'acqua. La temperatura non ha mai superato i 60 gradi. Quindi qualora l'acqua venisse a bollire, insomma, si aggiunge un poco d'acqua fredda per lasciar cuocere la carne, intenerire la carne e non disperdere i nutrienti della carne nell'acqua di cottura. Allora, eccoci al nostro barbecue. Ora mettiamo il polletto a grigliare. Una quindicina di minuti per lato e sarà pronto per essere gustato. Il nostro galletto ruspante è succulento. Allora, giriamo il galletto per farlo dorare da entrambi i lati. Ecco qui, guardate com'è bello già dorato e croccante tutta la pellicina. Vi ricordo che il liquido in cui abbiamo cotto il galletto, cioè il liquido che ha rilasciato il galletto durante la cottura, potrà essere addensato ed essere una salsina di accompagnamento alla carne. Allora, cari amiche, cari amici, io vi saluto e vi invito alla prossima video ricetta. Naturalmente iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per tutti gli ingredienti e i prodotti utilizzati. Sono tutti in descrizione video. Ciao, alla prossima!